qualche assente questa sera, soprattutto a centrocampo, anche con le partenze di Canute e Brugman, l'infortunio di Tabì, Melegoni e Ciocev che arriveranno a campionato in corso. Nel settore nevralgico del campo si è passati da una presenza extra large di giocatori, probabilmente a qualche giocatore che ora manca, è così? Sicuramente credo che per numero una mezz'ala manchi e quindi stiamo lavorando per quello. Capitolo Sottil, dopo il gol realizzato con il Livorno, anche con le ottime prove delle passate esibizioni con la maglia della Fiorentina, a questo punto sarà veramente difficile riportare il giocatore a Pescara. Montella vorrebbe trattenerlo a Firenze. È un giocatore di proprietà della Fiorentina, è giusto che se ritengono che sia un giocatore bravo è giusto anche puntarci, perché sennò poi in Italia parliamo sempre di giovani, ma poi i giovani non giocano mai. Sarei felice per il ragazzo, meno felice per noi, perché sicuramente per noi sarebbe un rinforzo importante, però siccome non abbiamo fretta, noi ci siamo e se la Fiorentina dovesse decidere di mandarla a giocare con continuità, noi siamo qua. Stojan è vicino al Pescara? Ma è una delle possibilità che stiamo seguendo. Per quanto riguarda invece gli altri settori del campo, difesa ed attacco, in questo momento non ci sarebbero delle urgenze e delle necessità, oppure Zauri ha chiesto qualche ulteriore sacrificio soprattutto per l'attacco? No, ma in attacco credo che siamo abbastanza completi in questo momento. Sicuramente ci vorrà qualcosa sugli esterni d'attacco e poi il centrocampo che abbiamo parlato, la difesa credo che sia anche abbastanza completa. Ci sarà da lavorare nelle prossime settimane anche per sfoltire l'organico. A proposito di attacco, Marras questa sera era assente per qualche problema fisico, giocatore destinato a lasciare il Pescara? Ma un giocatore che ha un anno di contratto e poi sono le scelte tecniche quelle che faranno la differenza, cioè se il mister ci punta può stare tranquillamente qui un altro anno. Nel caso in cui dovesse pensare in maniera diversa, allora è giusto magari comunicarglielo al ragazzo in maniera tale che si possa organizzare per tempo, visto che manca ancora un mese al mercato. Presidente, domenica prossima ci sarà l'esordio all'Adriatico in Coppa Italia con il Mantova, il primo abbraccio dei tifosi nell'impianto di Via Pepe alla squadra. Sì, ma sarà sicuramente un'altra cosa, considerando che lì varranno i tre punti. Non che stasera non ci sia stato l'impegno, però è chiaro che quando si comincia a far sul serio poi si gioca con un altro spirito. 2500 gli abbonamenti sottoscritti fino ad oggi, cifra che la soddisfa, si aspettava qualcosa in più? Ma io non mi aspetto di più, non mi aspetto di meno, io so quello che può dare Pescara e non dobbiamo stare a guardare gli abbonati e non abbonati. Tanto ho sempre detto, lo zoccolo duro del Pescara è quello, non è che possiamo pensare di fare molto di più. Voi sapete che dei numeri più importanti li abbiamo sempre fatti quando abbiamo fatto la Serie A e quei numeri lì non sono attendibili in quanto ci sono tante persone che vengono perché siamo in Serie A e non perché amano il Pescara, come invece lo amano e dimostrano di amarlo sempre i soliti che ogni anno ci rinnovano la loro fiducia.